Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1415esima puntata di Aortrax Simulator 2. Partiamo subito da dove, dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Ma devo guardare di là. Lì non arriva nessuno, di qua nessuno, via. Eravamo a Ramsey, e ora andiamo verso Ramsey, era il posto, sì. Andiamo di nuovo verso Douglas a prendere il traghetto e andare di nuovo in un'altra isola prima di arrivare in Irlanda, mi sembra. Andiamo, una marcia, grazie. Questo adesso non cambia più. Prima cambiava troppo, ora non cambia più. Vabbè. Oh no, ora ha cambiato. Strano che non ne ha cambiate due, eh. Vai, dai. Eccolo, infatti l'ho chiamato, ora ne ha cambiate due. Ma perché fa così? Boh. È quasi l'una, manca 10. Ne approfittiamo per tornare là, almeno se il viaggetto dura di nuovo altre 4 ore, arriviamo là che mattina, iniziamo a fare chiaro, magari. Non so, guardiamo un pochettino. Ah no, ci dobbiamo andare in Irlanda, durerà più di 4 ore, quindi quel giorno lo facciamo, quel pezzettino lo faremo di giorno, penso. Di mattina. Sentiamo che era il pezzo che poi si portava sull'incrocio, eh? Sì, poi. Qui ci ha bloccato proprio. Ha visto il cartello, si è fermato per leggere il cartello. Vedere quelle figure lì, tipo quelle donne che ci sono lì, i paraspruzzi. Messe così mi fa ricordare, sul primo Eurotruck c'avevo un camion che me l'avevo fatto personalizzare da quello che all'epoca era un mio amico su un forum. Tipo, sia esterni che interni. Non mi ricordo più cosa c'era scritto. Magari da qualche parte, sarei curioso di... Beh, chissà se era stato pubblicato o era stato passato privato. Probabilmente era stato passato privato. Devo riguardare... Tipo nella posta, perché sono ancora iscritto a quel forum, quindi magari c'è ancora. Mi ero fatto fare un camion tipo su misura. Cioè su misura, sulla base del camion che volevo, la skin e gli interni personalizzati. Era bellino. Ora ricordo a tutti quanti quelli che mi chiedono per le skin. Dalla nuova versione deve essere cambiata, non lo so, non ne sono neanche proprio sicurissimo, ma deve essere cambiato il modo di farle. E io non sono anni che non sono più informato, quindi non chiedetemelo più, perché non so niente, non so più, non so fare la skin, la sapevo fare più o meno prima. Ora se è cambiato il metodo non so perché non va a ETS Studio, non so, non ne so più. Eurotruck è già tanto se lo sto ancora giocando quel pochino. E basta, devo uscire da là, né? Di qua. Drive on left. No problem. Perfetto. Cioè, no problem non è detto, perché magari ogni tanto mi sbaglio. Mi è già capitato, probabilmente anche nei video, di sbagliarmi e andare a guidare sulla destra invece che a sinistra quando arrivo qua. Per fortuna l'uscita dei porti lo mettono quasi sempre il cartello, che torna abbastanza utile. In realtà sono le 4 e un quarto. Sì, ok, è abbastanza chiaro, ma pensavo durasse di più. È durato 3 ore. Quello là era durato 4 e mezza, questo 3. Pensavo che durasse. Cioè, mi sembra più lungo questo dell'altro. In realtà è il contrario. Cioè, o meglio, la traversata era il contrario. Mi passa un caccia. Una volta avevo fatto un camion in generale. Che bello. Aspetta, che l'avevo visto verde. Pensavo rimanesse un po' verde, invece. Ma fregato, è diventato subito rosso. Qui direi di evitare di esplorare tutto, perché ci eravamo già venuti in Irlanda. Irlanda del Nord. Che infatti, come vedete, il confine è segnato diverso. Fa parte non dell'Irlanda, ma è Irlanda del Nord, tipo. Fa parte della Gran Bretagna, invece tipo l'Irlanda no, una cosa così. Non me lo ricordo bene, so che c'è una differenza, ma anzi ora la cerco. Così ve la dico. Ah, Irlanda
so voi, ma il mio telefono, quando per esempio cerco su Google, mi cambia la tastiera, mi diventa un pelo diversa e io divento impedito a scrivere. Ci metto una settimana perché al posto dello spazio metto il punto. E delle volte veramente ci metto una settimana a scrivere. Guarda, ha trovato qualcosa, ma l'ho messo un attimino lì, faccio la rotonda e poi ci guardiamo dopo. Che già usare il telefono non bisognerebbe farlo. Se poi lo fai anche in rotonda, dove non sei molto pratico, rischi di incasinarti, è meglio evitare. Ok. Qui credo di dover stare sulla destra. All'Irlanda del Nord fa parte del Regno Unito. Questa nazione è famosa per i castelli normanni. Sì, ma non mi interessa sapere questo. Nazione costitutiva del Regno Unito. Invece l'Irlanda, a quanto pare, non fa... non fa testo, diciamo, è sua, non c'entra. Sì, non c'entra con la Gran Bretagna, credo, l'Irlanda, è proprio staccata. L'Irlanda è a sé. Non mi vorrei sbagliare, ma mi sembrava fosse così. L'Irlanda del Nord è fa parte del Regno Unito, sì. La Gran Bretagna forse è continentale, l'Irlanda essendo che è staccata dal Regno Unito. Credo. Perché in teoria quando si parla di Great Britain si intende solo Inghilterra, Galles, non vorrei dire cavolate, prendetelo con le pinze. Inghilterra, Galles e Scozia. Invece se ci mette anche l'Irlanda del Nord... credo sia United Kingdom, Regno Unito, credo, sempre cose che poi se volete esserne certi vi conviene cercare. Andiamo, dai. E qui la freccia non mi serve. Ok, cosa c'è qui? L'Arne. Ah, siamo già arrivati essenzialmente. Ok. Ah, Iveco, mi fai spostare sulla destra? Che... grazie. Poi c'è la rotonda, almeno sono già pronto. Perfetto. Benvenuti all'Arne. Ok, rotonda libero. Rotonda con neanche... Town Center. Neanche le righe per terra. Ok, qua ci sono, io devo uscire. Perfetto, le rotonde mi mettono sempre un po' di ansia qua. Perché sono particolari, non riesco mai a farle bene. Bene. Oggi non riesco a parlare, abbiate pazienza, non riesco molto a parlare. Questi svincoli li ho sempre odiati, questi incroci, li ho sempre odiati, perché quando devi andare di là non riesci mai a passare perché c'è sempre un sacco di traffico. Prima erano molto più frequenti. Poi con la promoz... no. Ho fatto un macello. Mi sono portato via guardrail. Andiamo un po' indietro. Ce la facciamo? Ho stretto troppo. Non ci avevo pensato. La cosa che mi frega... più che guidare dalla parte di qua... buongiorno. Mi fai passare? Grazie. È ricordarmi che c'ho tutta la parte del camion di là. Io dovrei stare praticamente così sulla corsia. Perché vedete, alla fine sono giusto. È che sono abituato e quindi magari sto così. E tipo dalla parte di là sta tutta di là. E quello lì la cosa che diciamo mi fa più sbagliare. Beh, quindi trattino basso traffic, ora è a 1, mettiamola a 0 e mettiamola a 1. Ok, nessuno ha visto niente, purtroppo capitano questi inconvenienti. Sono spostato di qui perché di lì c'è la freccia tipo destra only, quindi ho detto ma per sicurezza mi metto di qua.
Ricordiamoci di stare larghi di qua. Ok, anche questa l'abbiamo fatta, questa tratta qua. Arriviamo qui che mattina, sono le 5:27. Io non so, ogni tanto mi viene a dire mattino, ogni tanto mattina. Penso che però più delle volte sia mattina. Ferry terminal. Mi veniva ad andare di là, però. Il navigatore mi segna di qua. Ok, probabilmente andava bene per tutte e due le parti. Ok, prendiamo il draghetto. Arayan. Strin, c'è anche un Tonton Torten Deng Transport. Perfetto, andiamo ca... Ah, vedi, Kair... Ka... Com'è? Kairnian. Kairn Ryan. Vabbè, insomma, quella roba lì. Imballaggi usati. Stiamo facendo il giro del mondo per portarceli, eh. Portiamo a fare un giro gli imballaggi, noi. Così imballano meglio quando... No, a parte che sono usati, chissà cosa ne fanno. Non so neanche dove dobbiamo portarli. Ora ci guardiamo. Dove dobbiamo portarli? In che fabbrica? Alla Fabrers, chissà. Allora li distruggono sicuramente. Allora, direi che giriamo qui, andiamo qua in officina. Ma anche no, direi che ci salutiamo qua, magari andiamo qui. Giusto là, ci togliamo dal porto, andiamo là. Quanto abbiamo fatto di pausa qui? 2 ore. Abbiamo... Prossima sosta 4 ore e mezza, chissà come mai mi dice così. Io parto. Però vedi che lui ci mette anche del suo. Ti fa partire nella corsia sbagliata, che secondo me non ci pensa. Parte e va. Perché dice, ah, ma l'ho messo di qua. E invece no. Te lo fanno pure apposta. Ok, che poi qui dovresti capirlo dalla rotonda, però. Ok. Io avevo scritto car park lì, quello per i trucks. Salve. Parking, vabbè, sempre qua, suppongo. L'entrata non è proprio da truckers, però. Mi si apre la sta sbarra. O mi tocca poi far manovra, cioè far marcia indietro e mettermi di fianco lì. Ma figurati se mi si apre la sbarra. Mettiamoci di fianco a questo volvetto. Mettiamo qua. Perfetto. Almeno siamo tranquilli e beati. E ragazzi, direi che per questa puntata può essere tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Dai, è tutto. Ciao a tutti.